Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video in compagnia di Max che ha una notizia veramente sconvolgente perché, signori, parliamo di una diffida a Mara Venier, non solo a lei, anche al programma Domenica In, a nome dell'Associazione Utenti dei Servizi Radio e Televisivi. Ma dovete sentire il motivo, però. L'invito che la conduttrice ha riservato a Blanco nei giorni scorsi. Questo è il motivo. Ma sentite qua. La zia ti invita ufficialmente domenica all'Ariston alle 14. Sarebbe bello che tu entrassi e chiedessi scusa al pubblico, che è in parte quello di Sanremo. Perché non vieni e chiedi scusa al pubblico, che magari lì per lì è rimasto un attimino spiazzato, ci sono state, e lo sai, tante critiche. Io penso che sarebbe bellissimo. Aveva detto così Mara Venier durante il programma La Vita in diretta. Parole in seguito alle quali era arrivata la diffida. L'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi presenta oggi una diffida urgente alla RAI per impedire la partecipazione di Blanco a Domenica In, dopo che il cantante è stato ufficialmente invitato da Mara Veniera a prendere parte domani alla trasmissione. Una eventuale ospitata di Blanco a Rai 1, dopo i gravi fatti di Sanremo dove l'artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non solo grave, ma addirittura pericolosa si legge ancora nella nota. Rai e Mara Venier farebbero infatti passare il messaggio che chi si rende protagonista di gesti di violenza e distruzione a danno di beni pubblici debba essere premiato con ospitate sulla rete Ammiraglia. E attraverso lo spazio concesso dall'azienda pubblica. Un messaggio altamente diseducativo, specie per i più giovani, che potrebbero essere spinti ad emulare il folle gesto di Blanco. La verità sullo show di Blanco è ancora tutta da chiarire, eppure, a striscia la notizia, nei giorni scorsi è uscita la notizia, con tanto di prova. Che fosse tutto preparato. Raccontava la stilista dei fiori Jessica Tua. C'è stata una prova e bisognava ispirarsi al video musicale del suo nuovo singolo L'Isola delle Rose. Per questo si è cercato di ricreare questa aiuola fiorita di rosa. Che poi era riproporre quello che poi è nel video effettivamente. Bisognava riproporre tutto sia visivamente. Poi durante lo show blanco avrebbe dovuto avere un atteggiamento e muoversi come fa nel video.